Isabella Aragonese, per te questo è il primo anno al Premier Le Alpi, questa sera mettere in scena Lo Schifo. Come è nata questa collaborazione? Ma è nata da innanzitutto un ottimo rapporto col Premio Riccione. E l'anno scorso ho avuto l'onore di fare parte della giuria e quindi quest'anno questa collaborazione fra questi due premi mi ha portato, diciamo, qui e con un testo tra l'altro di uno dei vincitori del premio Tondelli, con questo testo bellissimo e molto emozionante su Ilaria Alpi, che è un personaggio che ovviamente ero molto piccola, insomma, quando è successo, e mi ha sempre molto colpito per il coraggio e soprattutto per, credo sia importante mantenere vivo il ricordo in tutti i modi possibili, che sia, ecco, un servizio che bisogna fare ai cittadini italiani. Intorno al caso Ilaria Alpi non si è arrivata una giustizia, ci sono stati depistaggi, menzogne, calunnie. Tu che idea ti sei fatta? Ma io non ho l'abitudine, insomma, di fare le indagini, i processi, insomma, privati, nel senso, un po' come c'è un po' in Italia, no? Di farle a chiacchiera così in un bar, quindi non mi pronuncio su questo. Faccio semplicemente notare che rimane uno dei casi scandalosi in Italia di insomma, depistaggi, appunto, di casi irrisolti e dove non si arriva a capo mai di una verità, ma ci sono mille verità, mentre poi le persone in fondo sanno che cosa è successo. Il testo dà chiaramente una linea abbastanza chiara ed evidente, è evidente che laddove gli interessi sono intoccabili e sono alti, la giustizia non è uguale per tutti, ecco. Tu intorno al ricordo hai scritto anche un tuo spettacolo, Mamour. Credi che il cinema e il teatro possano essere importanti per tenere viva la memoria degli italiani intorno alle tragedie più o meno recenti? Sì, bisogna trovare il modo, ecco, non sono d'accordo su qualsiasi cosa. Ecco, quando un testo è bello come questo di stasera, sicuramente ha una potenza emotiva, per cui ha anche un valore sociale. Non credo che il valore etico di qualcosa nobiliti anche l'estetica di un'opera artistica, ecco, quindi non tutte le cose che hanno un impegno poi sono belle. Il valore della bellezza di qualcosa nell'arte dà una forza in più sicuramente nel trasmettere un messaggio. E sicuramente bisogna trovare forme nuove per rendere sempre più meno lezioncina, ma più veramente forte il messaggio. Poi ovvio, io non credo che poi queste cose possano cambiare totalmente il mondo, la coscienza delle persone, ma sono importanti in genere a formare appunto il cittadino ideale a cui si rivolgeva anche Ilaria Alpi, no? Un cittadino che vuole essere informato.